sentire niente perché c'è un vento tipo mostro, ma la spiaggia è stupenda. Al giubbotto il vento c'è, e come? Ci adesso 10 gradi. Ce ne andiamo a Mussend in tempo. Andiamo a Eden. Tornati a Mussend in tempo, proviamo a vedere se riusciamo a passare. Siamo andati a pagare per il nostro camping per stasera qui vicino. Oggi è solstizio d'estate, il giorno più lungo di tutto l'anno, e quindi ci sarà una festa in spiaggia. Vedremo, se non siamo morti ci andiamo. Quindi il tizio mi ha spiegato gentilmente che qui quando è sera si può tranquillamente provare a sgamare e entrare. L'obiettivo è andare a Mussend in tempo, il drone sullo zaino, sulle spalle, perché non c'è decisione, effettivamente c'è. Vediamo un po' come si riesce a fare. Sarebbe una ripresa praticamente spettacolare. Che dire, che posto spettacolare, ragazzi. Mussend in tempo, qui non si è capito se il bishop faceva le sue cose oppure faceva le monellerie, non lo so, ma la cosa più bella di questo posto è che vieni per guardare questo, sentite questo rumore, e trovi invece questo. Tra l'altro questa spiaggia, dove come vedete fanno andare anche con le macchine, e mia non mi ha fatto andare perché ha detto che ci impantaniamo. Spettacolare, spettacolare.
Oggi per il solstizio d'estate mi hanno detto che c'è una festa dove si tuffano a mare e nuotano. Cioè, a me stanno cadendo le mani perché ho fatto volare il drone 3 secondi. Io non oso pensare. Viva gli irlandesi per il loro coraggio. Cioè, quelli che fanno da noi il bagno a Capodanno per San Silvestro sono delle nullità, assolutamente delle nullità. Manina, gelida. Adesso andiamo in campeggio qui vicino. E il viaggio è stato riprogrammato perché oggi è stato un giorno pieno di eventi, quindi il tempo non basta. A dopo, forse. Io sono felice, le bimbe giocano, giornata bestiale oggi. Il camperino fa la sua parte. Eva. Di notte un po' piccolo, capiremo tanto. Eva. A dopo.